bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. C'era un carrozzino che scendeva da giù, arrivavamo in stazione, prendiamo un treno e portiamo più soldati, danno, un militare. E mi metto il corpo d'artiglieria a Palermo. Arrivavo di dopo, mi contenti che avevo l'artiglieria. Ne arrivavo a Palermo, mi venivano a pigliare la stazione, mi portavano a caserma. Tutti i vicini di casa venivano da... Una festa era, una festa? Una festa, un gino va a parire. Un gino? Un gino. C'era i cantanti, insomma, c'erano le prime chiese. Mio nonno aveva una radio che aveva portato dall'America e ci sentivamo infatti il giornale radio raccolti nella casa di mio nonno e si sentivano le notizie, varie notizie di quanto succedeva nelle cose lontane, però a me interessava poco. Mi interessavano solo le trasmissioni sportive perché si trasmettevano le partite di pallone. Radio. Siamo sì, negli sì. Anni? Che anni sono? Questi sono gli anni del 45. Ah, no, il periodo di guerra. 40, anche il periodo di guerra, 45-46. La mucciavano, si ci trovavano un bel nocera, pagavano molti salati. Tempi tristi. Tempi tristi. Siamo di mio cognato Cicco, pigliavo un panuzzo, che dai un pane di tessere, che gli aveva potuto dare un pane di tessere. Guava, panini che erano tante, così quando ci muoviamo. E poi già mezzo, pigliato su un tribuni, che era una caparia impastata, mi assumono. Si mangiava la crusta sopra per forza, per bisogno. Quando uno di chi si... Sparano aereo americano che veniva a casa e venne a cadere a Maenza questo apparecchio che ci bombardarono, ci videro un poco tanto dall'ala sì. E l'apparecchio venne a cadere a passo di Maenza o giù sì. Ora l'apparecchio cadì, ma la persona che era da capo che lo guidava si fece un paracaduto. Sì. E spinna a cadere a Birretta Rossa, ci dicevano qua. Ma io non sapevo, però ci dicevano Birretta Rossa. Quando io guardavo pecore in gioco, sì. Di pecore, come ho visto cadere a chi con il lenzuolo, mi scapparono tutti che si scandavano. Allora, io a parlare di pecore e mi venivo vicino di Cristiano. Lo Cristiano ha cominciato a chitarmi caramelle, sigaretti, cioè. E a che dovevo? Le pigliava io, mi messia un sacchetto. Ce n'erano tanti, giocavamo a Rimbanchesa, giocavamo in terra con i quadrati, con la pietra, giocavamo a battere il muro con i sordi. Una festa bellissima. Questi giovanotti, contadini, andavano nei paesi vicini e si prestavano cavalli, giumenti, poi le adornavano, pigliavano sopra la sella, ci mettevano una coperta che avevano a casa, colorata, bella, e poi facevano una festa che ci davano alla piazza, al capitano, c'erano gli alabardieri che tenevano il muro, la giumenta, dove era il capitano aveva un cappello a forma di felucca, cioè a dire, come quelle che portavano i capitani delle navi, e giravano tre volte la piazza. Il giorno prima, forse, o i giorni prima, tutta la popolazione andava nella casa del capitano.
e per andare a vedere il culetto del capitano. C'erano 7 coperte e allora la padrona di casa faceva, ci versava le coperte e le faceva vedere, e 1, 2, 3, e poi offrivano, c'era un tavolo, nel tavolo c'erano questi bicchierini piccoli di sosoglio, allora, e uno doveva bere un bicchierino per sé. Il guaio era che questi bicchierini non venivano mai lavati, e perciò versavano zucchero. Per gioco